Hans Tucci, Morte di un magnate americano, edito da Schira. C'è una tradizione, forse non riconosciuta come tale, di scrivere una biografia a partire dalla prossimità della morte del personaggio. Dagli ultimi giorni di Baudelaire, di Henri Bernard Lévy, alla morte di Dostoevskij, di Alberto Lecco. Ovvero c'è l'ipotesi che la fine possa illuminare il percorso in un modo che non sarebbe permesso durante il viaggio. Anche per i libri citati si tratta di romanzi, ossia di biografie romanzate. Siamo nella smorfia napoletana, nella figura del morto che parla. L'autore si permette di far parlare in prima persona Baudelaire o Dostoevskij. Per chi ha qualche elemento della persona a cui è dedicato il libro, l'effetto è sicuramente straniante. Leggere Baudelaire che parla è impagabile, per tutto il resto ci sono le carte di credito, che in realtà sono carte di debito. Hans Tucci ha scelto la via della biografia romanzata di John Pierpont Morgan, che i libri di storia e di economia menzionano come salvatore a proposito del panico 1907, meno noto della crisi finanziaria del 1929. Hans Tucci, Morte di un magnate americano, edito da Schira nel 2013. C'è molto da leggere sulla questione e forse l'analisi da fare è altra rispetto alla geografia scritta da Hans Tucci. Ci sono biografie, sempre romanzate, che aprono un cantiere e portano alla luce materiali che potrebbero anche avere un'altra lettura. Non è il caso del libro di Hans Tucci, Nome d'arte di Adriano Bon, che lo ha tratto da un romanzo di Musil. Il libro, e non è un paradosso, è scritto molto bene e altrettanto ben costruito. Non è un caso che Hans Tucci insegna tecniche editoriali e redazionali. Ma il magnate americano di cui narra la morte e la vita a pochi passi dalla morte non è John Pierpont Morgan, ma una vita possibile, una vita virtuale che appartiene in tutto e per tutto all'autore Hans Tucci. È il magnate come lo vede lui, sebbene impieghi tanti punti di vista per dare l'impressione di imparzialità conoscitiva rispetto alla proiezione in atto, al punto che la biografia e ancor più l'autobiografia restano e risultano impossibili. Ancora prima di tentare la lettura della finanza e accessoriamente del caso del finanziere e banchiere John Pierpont Morgan, c'è la lettura del panico 1907. Questo decide tutt'oggi della vita di John Pierpont Morgan, della vita postmodern, della vita di autore, della vita di imprenditore, ma non come nelle abilitazioni e nelle riabilitazioni staliniste. Perché torna alla ribalta la vita di John Pierpont Morgan? Perché c'è chi cerca di intendere che cosa stia accadendo oggi alla finanza internazionale che sta impiantando sempre più le sue pedine nello scacchiere internazionale per realizzare i suoi fini. Non è terminata la stagione dei capi di governo e dei capi delle banche nominati dall'oligopolio finanziario che ha la sua base ancora a New York, sebbene i fondi sovrani comincino a disegnare un'altra mappa
della finanza internazionale. La tesi che rispetta Hans Tucci è quella che John Pierpont Morgan avrebbe salvato la finanza americana dal crollo nel 1907. Molto semplicemente resterebbe da leggere come mai il salvatore del tracollo finanziario non abbia voluto rispondere alla commissione d'inchiesta sul crollo. E perché poi una commissione d'inchiesta contro di lui, se era il salvatore della patria? Per noi è falso anche che la Federal Reserve sia stata creata per rendere, diciamo, pubblico il lavoro che J.P. Morgan avrebbe fatto come privato, con la sua rete delle banche, no? Avrebbe sostituito quel che sarebbe poi divenuto la Federal Reserve. Questa è l'ipotesi corrente. La Federal Reserve è stata istituita per non incappare più in una simile potenza privata, che era giunta oltre il trust del trust, sino al trust del paradiso. Come si è ripetuto recentemente la situazione quando il capo della Goldman Sachs ha detto di non aver fatto altro che il lavoro di Dio. Questo purismo finanziario, che si ritiene la mano finanziaria di Dio in terra, la sua emanazione, non è letto e quindi è rispettato, non solo dagli obbedienti, come peraltro lo stesso Hans Tucci, ma anche dai rivoltosi, come i complottisti, che scrivono ovviamente sul complotto dell'altro. Il tema della mano invisibile del mercato è la stessa questione. Occorre chiedersi se la finanza internazionale, allora come adesso, operi per la vita originaria o per la sopravvivenza di pochi rispetto alla sottovivenza dei molti, peraltro così sottoviventi da avere la stessa mentalità dei pochi, altrimenti nessuna donna e nessun uomo liberi avrebbe mai comprato e mai comprerebbe un derivato tossico. In altri termini, quelli dell'analisi del rimedio che diviene veleno, la vita prospettata dalla finanza internazionale è tossica. E non si tratta qui di digerire quel che resta dei prodotti tossici, prodotti che sono tuttora in produzione, ma di scommettere su un'altra finanza, una finanza intellettuale e quindi etica, estetica e clinica, termini impronunciabili nelle corti finanziarie planetarie. Con John Pierpont Morgan abbiamo appena questa questione del collezionismo artistico, sulla quale ben insiste Hans Tucci. Se accettiamo il binario proposto da Hans Tucci, si potrebbe dire che la vita del magnate americano John Pierpont Morgan sarebbe quasi riscattata dal suo collezionismo in materia d'arte e di libri storici, che poi sono confluiti e sono stati donati alla Biblioteca del Congresso. Come se Mengele dovesse essere onorato per aver ridato la vista a un prigioniero ebreo durante i suoi esperimenti, come è accaduto? Come se Pierpont Morgan fosse uno Schindler dei reperti d'arte? John Pierpont Morgan era un giusto? E in che senso giusto? Nel modo in cui se ne parla nell'ebraismo? In tal senso possiamo chiedersi di alcuni finanzieri: Soros è un giusto? L'amministratore unico della Goldman Sachs è un giusto? La loro mano è la mano di Dio? Noi che ci atteniamo anche al testo di Carla Lonzi, che ha scritto Sputiamo su Hegel verso il 1970 e pubblicato nel 1974, dovremmo scrivere Sputiamo sulla finanza internazionale? Quale romanzo è oggi all'altezza della situazione se si confronta la scrittura di Kafka all'inizio del Novecento? Kafka ha scritto L'impossibile teologia politica
E questo proprio mentre Carl Schmitt scriveva la sua teologia politica. Uno e poi due. Chi scriverà l'impossibile teologia finanziaria? Hans Tucci non l'ha scritta. Certo, Hans Tucci vincerà anche dei premi letterari per la sua opera, come John Pierpont Morgan ha vinto la palma del salvatore della sua patria. Ma chi scriverà, nella sua insolente verità, il caso dello scrittore Hans Tucci? Per rispondere alla sua domanda, posta alla fine del libro, Hans Tucci non ha sensi di colpa, è un doganiere felice. E troviamo questo a pagina 150. Ecco la sua citazione da Bertolt Brecht a proposito del lavoro che ha fatto come biografo di John Pierpont Morgan. Ma non abbia il saggio tutta la gloria per il nome che spicca sul libro. Grazie anche al doganiere che ha richiesto il suo sapere. Peraltro non ci siamo occupati della causa della sua morte, la dispepsia psichica, secondo il reperto di allora, una specie di blocco intestinale avvenuto appunto per via psichica, e non ci occuperemo nemmeno delle sue depressioni, che invece sarebbero essenziali per intendere qualcosa dell'originario del caso di John Pierpont Morgan.